È veramente un'emergenza assoluta, grave, grave perché intanto anche qui la dinamica non era conosciuta, non c'è nessuna informazione, c'è uno scoordinamento evidente tra le autorizzazioni che vengono date e il comportamento concreto, soprattutto da parte delle navi di crociera. Che ormai, a parte i croceristi, hanno un problema di imbarcare il personale di bordo per portarli alle proprie case, alle proprie destinazioni. E siccome stiamo parlando di migliaia di persone, forse ci saranno in questo momento 4-5 mila persone che devono essere riportate a casa, queste persone, vista la situazione di emergenza, transita attraverso l'aeroporto intercontinentale di Fiumicino, con un transito di persone malate, di persone positive, non una, due, tre, ma 30, 32, 34 persone. E allora, se questo meccanismo dovesse andare avanti, è evidente che noi nel giro di poco tempo ci troveremmo veramente con focolai sparsi in tutta quanta la città, con una necessità veramente di intervenire in un modo molto più radicale. Chi sta in malattia, chi è positivo, deve stare in quarantena dentro la nave. Se continua in questo modo, io ho chiesto alla Protezione Civile Nazionale, al Governo Nazionale, di chiudere gli alberghi del Comune di Fiumicino. Devono fare un provvedimento di questa natura, evitare che Fiumicino, il Comune di Fiumicino, diventi appunto il lazzaretto.